Parlare con la danza di disturbi alimentari, di anoressia, della lotta continua ed estenuante con il proprio corpo è l'obiettivo dell'incontro Un Mondo Perfetto e Dietro l'Apparenza, organizzato per martedì pomeriggio presso il ridotto del Teatro delle Muse di Ancona dalla Fondazione Regionale Arte della Danza, con il patrocinio dell'Assemblea Legislativa delle Marche, con la vicepresidente Paola Giorgi, da sempre in prima linea nella lotta contro l'anoressia. Ospite dell'iniziativa la ballerina iesina Alice Bella Gamba, tra i protagonisti della nota trasmissione Amici, mentre l'approfondimento clinico verrà affidato all'associazione ETA, che opera da anni ad Ancona come referente della Federazione Italiana Disturbi Alimentari. Nelle Marche il fenomeno è in aumento, con una media di 225 nuovi casi all'anno. L'anoressia è in aumento nell'infanzia e nell'adolescenza, con l'età che si sta pericolosamente abbassando, coinvolgendo bambine a partire dagli 8 anni d'età. Vediamo sempre più casi di bambini e adolescenti con un inizio di disturbo alimentare che può riguardare il rifiuto del cibo, ma sappiamo sull'altro versante anche l'obesità infantile. Quali sono i campanelli d'allarme da non sottovalutare mai? Bisogna fare attenzione a qual è il comportamento in generale che un bambino può avere, un adolescente o un ragazzo può avere, e che quindi alle modificazioni che può attivare non solo relativamente al cibo, ma anche nel comportamento, quindi per esempio l'isolamento, il fatto di non avere più interessi verso le cose. La danza è la cosa, almeno per me, la cosa più bella che può essere, è un modo di volare, un modo di essere, un modo di vivere. Quando uno diventa professionista della danza, un po' di riguardo per quello che riguarda la forma, sì, deve essere, anche perché un cigno rimarrà sempre un cigno, ma non significa che un ragazzo che abbraccia questo mestiere deve fare sempre esclusivamente il cigno. Può ballare a meraviglia, contemporanea, jazz, basta la professionalità, basta il cervello e basta un giusto insegnamento.